Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. La puntata di oggi è ancora dedicata al Novara Football Club. Presentati dal direttore sportivo Argurio, altri tre neoacquisti azzurri. Proseguiamo con la nostra presentazione con altri tre calciatori, così come la scorsa volta due giocatori d'esperienza che sono alla mia destra, Davide Riccardi, il difensore centrale 96, ex Foggia ma ex di tante altre squadre, ed Enei Jelic, giocatore calciatore sloveno che conoscete molto bene perché da 14 anni comunque gioca in Italia. Lui è un 92 che in realtà volevamo già tentare di portare a Novara nello scorso mercato, poi non è stato possibile perché legato a una società, lui era rientrato in Slovenia nel Koper, una squadra di Serie A, tra l'altro della sua città, che non l'ha potuto totalmente mollare in quel periodo e anche dopo non è stato facile. Alla mia sinistra invece un giovane, relativamente giovane, nel senso che comunque non è un giovanissimo, ma giovane, lo è perché è il 2001 ancora, Camille Mansery, che è un ragazzo francese che avrete avuto modo di apprezzare nelle uscite del Novara ufficiali, sia in Coppa ma anche nelle amichevoli, un ragazzo che ha talento, che ha grande qualità, un mancino che lo scorso anno giocava nel campionato diciamo di Serie C francese, ma che ha veramente la possibilità di esprimersi alla grande nel nostro campionato. Dicevo, il 2001, ha 23 anni, quindi è ancora un ragazzo giovane che può crescere tanto, può fare molto bene nel nostro campionato. Crediamo molto in lui, come crediamo nei ragazzi più giovani, come vi abbiamo sempre detto, nel mix tra i giovani e i giocatori d'esperienza che ho qui alla mia destra e che hanno fatto già tanti campionati in Serie C. Io ho fatto la scorsa Foggia un anno abbastanza, diciamo, travagliato, tra alti e bassi, comunque con l'obiettivo della salvezza portata a casa. Dopodiché abbiamo raggiunto, diciamo, un accordo tra me e la società del fatto che dovessi andarmene da Foggia, visto che avevo anche un anno, e ci siamo sentiti con il direttore per diversi giorni, per diverse settimane, e alla fine abbiamo capito che potevamo unire le nostre strade e incontrarci qui in Novara. L'inizio è stato abbastanza positivo, i ragazzi sono tutti bravi ragazzi, un buon gruppo, e stiamo lavorando bene per iniziare al meglio questo campionato, che sarà complicato, però noi sicuramente diremo la nostra. L'obiettivo è sempre quello di migliorarsi, e io sicuramente ho tanto da migliorare, e invece per la squadra penso che l'obiettivo sia guardare partita per partita e cercare di portare a casa il più possibile. Non sempre si può vincere, quindi insomma bisogna leggere un po' le partite, e l'obiettivo è quello di affrontare partita dopo partita sempre a mille per mille. Ma io volevo chiedere le tue caratteristiche principali, insomma, tipo di giocatore sei? Allora, io ho fatto ormai gli ultimi anni difensore centrale a due, anche a tre ho fatto centrale, braccetto, l'anno di Taranto ho fatto pure terzino, 25 partite, quindi insomma le mie caratteristiche sicuramente non sono quelle della corsa o insomma difendere, palle alte, impostazione dal basso, sicuramente questo è, sono nelle mie corde con queste qualità qui. Poi da adesso insomma si migliora e ci adattiamo in qualsiasi modo, in qualsiasi momento. Arrivo con grande entusiasmo e voglia, sempre, cioè io sono nato così, voglio sempre migliorare, fare bene, quindi la voglia c'è tanto. Ma io, cioè, nell'arco della mia carriera ho giocato un po' ovunque, sempre o esterno, alto, nel mezzo al campo, o vicino alla porta, però quelle sono cose che decide il mister e poi in campo si vedrà. Adesso, come ha detto il direttore, sto facendo una parte di preparazione mirata perché siccome ho avuto problemi con la squadra
finito tanto tempo fa, comunque allenarsi da solo non è come allenarsi con la squadra, è stata una trattativa lunga. Devo ringraziare ancora il direttore perché è stato paziente anche a aspettarmi, c'è stata fiducia. Adesso sono qua e sono molto contento. Come stai? No, sto sempre meglio, infatti sto lavorando tanto e cerco di migliorare le mie condizioni il prima possibile. Già se è un football diverso dalla Francia. È un calcio diverso dalla Francia. E se è un football più, je pense, qui corrisponde più che in Francia. È un calcio che corrisponde meglio che un calcio che quello francese, si trova meglio. E se è un paese che apprezza il football fortemente, se vuoi che la sensazione a livello dei supporter o a livello della direzione o anche dei giocatori. Et ça veut jouer au ballon, l'intensité à l'entraînement, c'est la même quasiment qu'un match. La nazione che apprezza molto il calcio, che si vede dai tifosi, dalla società, dai giocatori che vogliono sempre giocare, verso di più. Et je me trouve bien ici, je me sens bien ici. J'ai bien été accueilli par la direction, les joueurs et tout le staff. Mi trovo bene qua, mi sento a casa, mi sento bene e sono stato accolto bene dalla società e dai giocatori. Non si trova meglio all'esterno destro, ma può anche giocare sotto la punta o anche al 10. Io sono formato già a Montpellier, ho fatto 3 anni là-bas, ho fatto tutta la formazione. Après ça, je suis parti en 3e division française à Villefranche. E après ça, je suis redescendu en 4e division pour une saison à Bourges, le club que Saint-Germain il a racheté. J'ai fait une saison à Corée et après je me suis retrouvé ici à Montréal. On a fait 3 anni à Montpellier, nel giovanile, et puis dans la Serie C, on a fait 1 an à scuola d'équipe en 3e division. Seconde non d'équipe. Villefranche. Villefranche, in terza Serie C, on a fait 1 an poi nella 4e division, et la squadra di Stadio Mané, che Stadio Mané ha comprato, e adesso è con noi. Sì, che comunque è sempre una Serie C, la terza, 4e divisione rispetto a quello che è. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, un buon weekend e vi do appuntamento sabato prossimo.